Allo scoccare delle ore 9 diamo subito il saluto al nostro primo ospite che ci stava parlando di come appaiamo al suo monitor in maniera anomala. L'importante è che ci sia lui, Vincenzo Di Bernardo. Buongiorno. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ti avevamo preannunciato già in apertura, il dottor Vincenzo Di Bernardo è psicologo e psicoterapeuta e oltre alla sua professione da qualche tempo si è dedicato alla scrittura e questa non è la sua prima opera, poi ce lo spiegherà meglio lui, ma è un libro che ha subito catturato la nostra attenzione per il titolo molto suggestivo, Fiabe ipnotiche. Ecco, la regia ci sta mostrando la copertina del libro che raffigura una bambina seduta su una nuvola, molto bella, fumettata. Quindi, Vincenzo, ecco, spiegaci il perché di questo libro e di questo titolo. Favole ipnotiche, nasce nel 2021, quindi più di 2 anni or sono, quando un giorno, avendo saputo dell'imminente nascita di mia figlia, cercavo di capire come sarebbe stata la mia paternità. E quando si pensa ad un figlio, una delle prime cose che viene in mente è, diciamo, la favola della buonanotte. Ed essendo un ipnotista, mi sono detto: ma qual è il modo migliore per raccontare una favola e allo stesso tempo poter mandare un messaggio positivo che resti nel tempo nella mente di mia figlia? A questo pensiero mi si è aperto un mondo per 2 motivi. Il primo motivo è che avrei potuto fare questo non solo chiaramente per mia figlia, lei è stata uno stimolo ancora prima di nascere, ma chiaramente per tutte le persone. In più, avrei potuto utilizzare la favola, che ha una struttura che già di per sé è ipnotica, per trasferire in maniera ancora più ipnotica, quindi con un linguaggio ipnotico, i messaggi di calma, di benessere, di cambiamento, di trasformazione a tutte le persone che avrebbero letto il libro. Quello è stato l'innesco e da lì in poi sono nate diverse favole. Ne ho raccolte 7 in questo mio primo libro. Dottore, Mio solitamente, Maria Pia, correggimi se sbaglio, l'ipnosi Correggerà lui. è associata, no, a sentimenti no, non sempre positivi, no? Ci dà sempre l'idea di qualche cosa di così. Diciamo che abbiamo tutti un po' di pregiudizi verso chi ci vuole Ecco. ipnotizzare. Questo lo posso dire, ovviamente, non da esperto. Invece, ecco, dall'alto della tua esperienza, della tua competenza, facci capire perché non dobbiamo aver paura dell'ipnosi. In realtà dobbiamo avere molta paura dell'autoipnosi, perché l'ipnosi è uno stato naturale di coscienza. Diciamo che lo chiamiamo ipnosi in ambito tecnico, però essenzialmente ciascuno di noi si autoipnotizza durante tutta la giornata in maniera diversa. Pensiamo ad esempio a quando veniamo attratti da un film al punto tale da piangere per le vicende del protagonista che Certo, sta classico. attraversando, diciamo, un qualcosa di difficile, un momento difficile. Ecco, in quel momento noi siamo sotto ipnosi, nel senso che abbiamo lo stimolo esterno che sta influendo sulla nostra emotività. Ma anche quando ci incantiamo un attimo, oppure ci immergiamo nei nostri pensieri, in quel momento noi siamo letteralmente sotto ipnosi, e se una persona a noi molto cara ci dice qualcosa su di noi e noi cominciamo a rifletterci su, ebbene in quel momento stiamo ricevendo uno stimolo ipnotico. Tutte le volte che ci diciamo: non sono capace, no, questa cosa non fa per me, no, questa cosa non è alla mia portata, non riuscirò mai ad ottenere quel risultato, noi ci stiamo letteralmente autoipnotizzando. Quindi dovremmo stare molto più attenti all'autoipnosi che all'ipnosi di un professionista, il quale invece ha un solo obiettivo: andare a disinnescare tutte queste autoipnosi assolutamente negative e depotenzianti, per andare invece ad innescare nello stesso identico modo invece dei messaggi molto potenti e molto potenzianti che ci portano a dare il meglio di noi stessi, a tirare fuori i nostri talenti, ad utilizzare al massimo le nostre risorse e il nostro potenziale.
Chiedo scusa, visto che ha fatto appunto il parallelo con il cinema, con un grande film, oppure anche con la musica, direi, ci sono degli ascolti che ci portano in un altro mondo. Perché tutto questo lei lo, diciamo, appiattisce su un qualcosa che ha a che fare con il sonno? No, l'ipnosi essenzialmente non è uno stato letteralmente di sonno. Diciamo che il termine ipnosi nasce proprio perché nelle fasi di ipnosi profonda, quando si facevano i primi esperimenti ipnotici per portare una persona fino allo stato di sonnambulismo ipnotico, allora si vedeva che la persona entrava come in una sorta di sonno e quindi si è coniato il termine ipnosi. Però essenzialmente l'ipnosi moderna non ha per niente a che vedere con il sonno, anzi ha a che vedere con lo stato di veglia. Tant'è vero che l'ipnosi moderna, che risale ad una sessantina di anni fa, è la cosiddetta ipnosi vigile, o perlomeno, o più che altro, comunicazione ipnotica. Ma non, Quindi scusi se ognuno interrompo, ma non ci vuole di noi. prima un percorso di psicanalisi? No, allora, dobbiamo scindere le cose, nel senso, l'ipnosi è uno stato naturale della coscienza. Il grande psichiatra Milton Erickson, lo statunitense che ha praticamente cambiato nel mondo il concetto di ipnosi, diceva una frase che a me piace molto: l'ipnosi non esiste, tutto è ipnosi. Che cosa voleva intendere? Voleva intendere che essenzialmente noi lo stato ipnotico lo viviamo in maniera molto naturale durante la giornata, ogni volta che focalizziamo la nostra attenzione su un qualcosa di specifico. Quindi dobbiamo stare anche molto attenti quando focalizziamo la nostra attenzione su un qualcosa che, per esempio, ci mette paura e quindi ci crea uno stato alterato di coscienza che poi fa sì che quei messaggi vengano recepiti come duraturi. Quindi cosa significa? Che Chiaro. in realtà l'ipnosi non è letteralmente uno stato di sonno, si mantiene questa dicitura perché è una dicitura, diciamo, ormai consolidata, però essenzialmente ci sono tante persone che ci ipnotizzano parlando con noi. Anche banalmente, quando andiamo da qualcuno che ci sta vendendo qualcosa e ci fa talmente innamorare di quel vestito, di quel viaggio. O anche quando noi chiediamo ad un amico, stasera vorrei uscire, vorrei andare a mangiare in un ristorante, cosa mi consigli? E quell'amico dice, devi assolutamente andare lì perché la cena sarà spettacolare. Essenzialmente ci sta suggestionando, letteralmente suggestionando, perché noi risponderemo al suo messaggio. Ecco, questo è lo stato ipnotico che io elicito all'interno delle favole, cioè nella favola si viene catturati naturalmente dal viaggio che si fa andando a seguire le vicende del personaggio e nel frattempo vengono, diciamo, stimolati una serie di pensieri, di ragionamenti che riguardano l'essere capaci di poter fare le cose, oppure il poter rimanere in uno stato di calma anche quando essenzialmente non stiamo dormendo, o anche il sentirsi in grado di poter fare le cose che a prima vista possono essere difficili, a primo impatto possono apparirci fuori dalla nostra portata. Quindi l'ipnosi non ha assolutamente a che fare con lo stato sonnambulico, quindi con uno stato di sonno ipnotico. Tra l'altro ci sono pochissime persone che riescono ad arrivare a quel stato di profondità ipnotica. La maggior parte delle persone invece vive delle ipnosi vigili, delle ipnosi lievi. Ed anche io, quando utilizzo l'ipnosi nella pratica clinica, difficilmente arrivo allo stato sonnambolico, non mi serve. A me serve essenzialmente innescare uno stato di ipnosi lieve, quindi mettere a proprio agio la persona, lasciarla immaginare, farla immergere nelle proprie sensazioni e poi da lì mandare una serie di messaggi che vanno a scardinare le sue credenze depotenzianti e vanno ad innescare invece la possibilità
di un cambiamento. Questo Molto chiaro, cambiamento poi lo veramente grazie sperimenteremo. di Molto questo. chiaro e molto interessante, dottore, perché ci aiuta, ecco, a sfatare dei falsi miti, a prendere maggiore consapevolezza di questa branca della scienza che è molto importante, ecco, quando dobbiamo andare ad incidere sulla psiche delle persone. Per motivarle, come diceva appunto lei, è lodevole il fatto che ha voluto trasferire questa potenzialità, ecco, della sua disciplina in queste favole che possano essere un percorso su cui far iniziare a muovere i propri passi della propria esistenza terrena a sua figlia. Sette sono le fiabe del libro, se non ricordo male, ovviamente non ce le deve e non ce le può spoilerare tutte, però ecco, in chiusura di chiacchierata vorrei chiederle qual è la favola a cui siete più legato, più affezionato, se, ecco, se c'è una di queste che ci vuole comunque svelare, raccontare. Una delle favole che diciamo che mentre scrivevo, diciamo, mi ha lasciato tanto perché sembrava quasi che si scrivesse, da sola, è Il libro della vita. È una favola molto particolare in cui la protagonista è una bambina che si vede recapitare un libro che ha una copertina con solamente un simbolo sopra. E la cosa particolare è che è il giorno del suo compleanno e non sa assolutamente chi le ha regalato questo libro. Andando ad aprire questo libro, nota che tutte le pagine sono bianche e quindi se ne stupisce, non sa chi gliel'ha regalato, non vi è nessun contenuto. Però questa bambina è molto curiosa, non è una bambina come tutte le altre, mentre i suoi amichetti, diciamo, si lasciano prendere dalle cose della vita, lei è molto creativa, è una di quelle persone curiose, cui piace imparare tanto. E così stupita di fronte a questo libro, sfoglia le pagine e mentre sfoglia le pagine nota che emergono dalle pagine una serie di parole, dei messaggi che prima si disegnano sul foglio e poi svaniscono. E tutti questi messaggi, alle volte in forma proprio colloquiale, altre volte sotto forma di poesie o sotto forma di piccoli aneddoti, fanno sì che questa bimba riceva dei messaggi, impari proprio le cose della vita, abbia dei messaggi riguardanti l'intera esistenza. E quindi scopre che quello è il libro della vita, un libro di saggezza che le darà solamente messaggi che l'aiuteranno a crescere meglio. Grazie, grazie dottor Di Bernardo, una chiacchierata estremamente interessante, come sicuramente sarà anche la lettura del libro. Certo, lo faremo, anzi ci chiediamo venia se non abbiamo ancora, come dire, non siamo entrati dentro. Io volutamente prima volevo conoscerla perché poi sarà molto molto utile proprio nei rapporti con i più piccini anche questo tipo di opera letteraria. Però, come dicevano i latini, de te fabula narratur, quindi queste favole parlano anche di lei sicuramente. Sì, queste favole parlano inevitabilmente di me, anche perché nel momento in cui ho cominciato anche ad interrogarmi sulla mia futura paternità, io ho dovuto fare i conti, diciamo, con me stesso. E quindi in ciascuna di queste favole molto probabilmente ci sono quegli aspetti che io avrei voluto trovare, che voglio trovare in me, nel mio inconscio. La prima favola è semplicemente una favola di calma, una favola che porta la persona che la legge o se la fa leggere. Ed è una cosa importante questo che vorrei dire. Se ci facciamo leggere la favola da un'altra persona, ascoltando la voce, quindi non dovendoci troppo focalizzare su quello che stiamo leggendo, la viviamo in maniera ancora più intensa. Ma non sono favole per bambini, anzi io lo specifico nell'introduzione, sono più favole per adulti perché è molto difficile scrivere la favola per i bambini. È qualcosa a cui non sono ancora arrivato. Per me è un traguardo arrivare a scrivere una favola per bambini, perché il linguaggio dei bambini è più semplice, ha bisogno veramente di una complessità minimissima, o forse zero complessità, e quindi queste sono più favole per adulti che non favole per bambini.
La prima non è semplicemente una favola di calma, la seconda è una favola di coraggio, la terza è una favola di scoperta, tutte cose che io proiettavo nel pensiero della mia paternità. Un L'ultima è impianto una molto favola di... classico in un argomento molto nuovo. E siamo arrivati quindi a quello che volevamo, caro Tony, una novità per tutti noi. Cioè, stiamo creando un clima ipnotico noi stessi in Eh qualche già, modo. sono rimasto letteralmente ipnotizzato da questa intervista. Grazie, dottor Di Bernardo, grazie per essere stato con noi, grazie per il suo libro Fiabe ipnotiche, che leggeremo sicuramente e magari, ecco, ci risentiremo anche in Favole futuro. ipnotiche. Favole, io che ho detto? Fiabe. Fiabe, ecco, mi perdonerei. Maria Pia è sempre attentissima, No, io è nel un caso di un cecchino. autore ci tengo perché. Anche perché c'è una differenza tra fiabe e Appunto, favole, ce ma la faremo raccontare. la spiegheremo la prossima volta. Grazie, dottor Di Bernardo, buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, buon proseguimento a tutti. Buon anno.